Oggi completiamo questi 3 giorni dedicati alla formazione e diciamo così all'istruzione. Abbiamo cominciato con Mattarella Foggia per l'inaugurazione dell'anno accademico, ieri a Bari all'Istituto Cuccovillo per mostrare al Presidente del Consiglio la capacità, diciamo, del sistema formativo pugliese di collegare i ragazzi e le ragazze all'impresa, ed oggi il Ministro Bianchi che ci darà, speriamo, un punto di vista importante sulla messa in sicurezza delle scuole. Come voi sapete, le scuole non rientrano tra le competenze, l'organizzazione interna delle scuole non rientra tra le competenze della Regione, esiste la cosiddetta autonomia scolastica, ma durante questa pandemia siamo stati costretti dalla quantità enorme di contagi che ci sono stati durante tutto il periodo a prendere misure, diciamo così, che hanno consentito a tutte le famiglie che volevano proteggersi maggiormente di utilizzare la tecnologia per continuare le attività didattiche e di studio. Questa ordinanza della Regione Puglia è stata molto originale, un'ordinanza che peraltro è stata vagliata positivamente sia dal TAR di Bari che dal Consiglio di Stato e che ha salvato moltissime vite. Questo naturalmente non vuol dire che noi siamo appassionati della DAD, tutt'altro. A noi piace la scuola in presenza, a noi veramente ci sarebbe piaciuto non averlo proprio il Covid e non avere mai nessun problema. Però purtroppo ci sono stati tanti insegnanti che si sono ammalati, molti hanno perso anche la vita e quindi abbiamo cercato in tutte le maniere di tutelarli. Prima di tutto vaccinandoli immediatamente, perché la Puglia è stata la prima regione italiana a vaccinare tutto il personale scolastico quando ancora diciamo questa strategia non era stata individuata dal governo, e oggi noi pensiamo, e lo dico chiaramente, che sia giunto il momento di consentire liberamente la terza vaccinazione, la terza dose a tutti i cittadini man mano che la scadenza avverrà, senza distinzioni di categorie. Ne ho parlato col Ministro Speranza, vedo che questa discussione che ho fatto anche per conto della Conferenza delle Regioni sta andando avanti, il Ministro ieri ha interrogato i suoi tecnici per valutare questa opzione, e d'altra parte se stiamo facendo la terza dose ai sanitari evidentemente non ci sono ragioni di salute che rendono rischiosa la terza dose, perché altrimenti non potremmo farla neanche ai sanitari, quindi credo che sia giunto il momento di iniziare la terza dose nei confronti di tutti i cittadini. Questo per noi è molto importante per una ragione semplicissima: l'Italia sta in questo momento lavorando pienamente, abbiamo quest'estate avuto gli alberghi strapieni e gli ospedali vuoti, le aziende stanno lavorando, questo è un fattore di competitività dell'Italia molto importante grazie agli altissimi livelli di vaccinazione. Addirittura la città di Bari è la città più vaccinata d'Europa, abbiamo gli ospedali completamente vuoti grazie all'impegno della ASL di Bari, della Regione Puglia e di tutti i sanitari, e devo dire anche di tutti i cittadini che si sono vaccinati avendo fiducia nel vaccino e, se mi permettete, anche nelle istituzioni. Quindi oggi parleremo della rinascita della scuola pugliese dopo il Covid. Grazie mille.